5 maggio, assemblea del Fondo Pensione, giornata intensissima. Abbiamo approvato il bilancio del 2022, uno degli anni più difficili, se non il più difficile dal punto di vista della gestione finanziaria di Solidarietà Veneto, ma un anno comunque di crescita, e questo diciamo che è un motivo di grande soddisfazione, segno della vicinanza, della capacità del fondo di stare sul territorio. Abbiamo approvato un bilancio preventivo che rilancia l'azione del fondo con un grande coinvolgimento delle parti istitutive per il 2023 ma anche per gli anni successivi. Abbiamo anche salutato il consiglio d'amministrazione uscente e nel pomeriggio, dopo le elezioni del nuovo consiglio d'amministrazione, abbiamo avuto l'elezione della nuova presidenza. Paolo Bizzotto, in rappresentanza dei lavoratori, è il nuovo presidente, e Claudio De Nadai, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro. Quindi si comincia un nuovo percorso con oggi, e l'abbiamo cominciato con un pomeriggio, anche questo molto ricco, alla presidenza del professor Mario Padula, presidente Covip negli ultimi 7 anni. Abbiamo discusso dell'attuale situazione finanziaria, delle prospettive, ma anche delle prospettive del sistema previdenziale italiano messo sotto pressione da una situazione demografica estremamente complessa. È stato un piacere vedere così coinvolto il gruppo dei delegati, dei dipendenti del fondo, dei consiglieri, nel sottoporre al professor Padula le più varie richieste di chiarimento. Penso che ci siamo portati a casa un bel bagaglio da trasferire sul territorio come nostra abitudine a beneficio dei lavoratori, e quindi questo, ecco, è il passo con cui si ricomincia un nuovo triennio nel segno della vicinanza, nel segno della consapevolezza da creare nel tessuto territoriale a beneficio dei lavoratori iscritti al fondo.